Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, stiamo andando a fare la spesa. Che strano. Infatti non ci andiamo mai, no? Beh, come vi dicevo, stiamo andando appunto una volta a settimana. Non c'è moltissimo da prendere, però devo anche andare a ritirare la roba senza glutine per Gabriele e Maurizio. Quindi sicuramente nei prossimi giorni, vabbè, vedrete questo video qui che è lo svuota la spesa Eurospin, e poi quindi sicuramente a seguire verrà uno svuota la spesa senza glutine. Ho messo la fascia, quella che mi aveva già detto di mettere Bibi. Oggi ho ripreso di nuovo a metterla, ma mi stringe, cioè non è che mi stringe, è quello che deve fare, è che non essendo più abituata sto bella dritta con la schiena, gli organi vanno al loro posto e quindi è un po' strano, no? Non sono abituata, perciò. Allora, mentre siamo qui che andiamo, volevo parlare con voi di una cosa che non nominerò nel titolo del video, perché comunque il video è un video spesa, non c'entra niente questa cosa qui, ma era giusto per fare due chiacchiere mentre andiamo. Praticamente su YouTube in questo periodo è uscita un'altra coppia in crisi, che sono Luca e Katie. Io li seguo, li seguivo già da molto tempo, già ancora da quando si chiamava Scherzi di Coppia, e niente, mi sono sempre piaciuti perché comunque erano veri e tutto quanto. Adesso sono un pochettino in crisi e hanno deciso, diciamo, di fare le cose in modo separato. Quindi uno si è passato quando non doveva, e quindi lui rimarrà a fare video su YouTube mentre lei si dedicherà a Instagram. Non voglio entrare nel merito del perché, per come, per quando, perché ho delle considerazioni mie personali, però appunto sono mie e non lo espongo perché non mi sembra bello giudicare la loro scelta di come coppia. Ho detto a loro cosa ne pensavo sotto al video che hanno messo, in cui praticamente un pochettino spiegavano quello che sta succedendo, ma non voglio star lì a entrare troppo nel merito, di andare a giudicare nel senso la loro scelta, perché comunque è una cosa molto difficile quando magari siamo stati in mezzo alla strada, uguale. È molto difficile quando si è così, diciamo, in vista di essere personaggi famosi e riuscire ad avere una vita privata senza metterla proprio, cioè, così. Anche se ci fossero altri motivi sotto per cui si sono lasciati, dover dare delle spiegazioni ad altre persone sul perché, sul per come, sul perché di questo allontanamento, cioè, è brutto. E da questo lato mi ritengo fortunata che noi non siamo così famosi, perché così non dobbiamo dare giustificazioni di niente, ma soprattutto loro sentivano il peso della loro programmazione adesso, perché dice sono 6 anni che abbiamo il canale YouTube e in questi 6 anni praticamente noi abbiamo sempre dato anima e corpo al canale e trascurando noi stessi come persona. Quindi ho deciso di parlarvene perché mi allaccio a questo, perché in questo periodo in cui i video anche sul canale sono rallentati c'è un motivo. Il motivo è che io mi sto dedicando di più a me stessa e mi sto dedicando al progetto.
stavo facendo attraversare un bambino, Empa in bicicletta. Poi ci sono tutti i signori che sono usciti da mezza, che quindi vieni, potete riandare se volete. Vabbè, distanziamento non c'era, ma ci mancherebbe. Perché mi sto appunto dedicando a questo progetto che è Empowered Woman, è la fondatrice qui in Italia è Bibi, e di conseguenza mi sto prendendo cura di me e mi sto impegnando molto in questo progetto che è cioè diventato praticamente il mio lavoro, no? Farò poi un video a parte in cui ve ne parlerò. E quindi è per questo motivo, ho sbagliato, brava Silvia, è per questo motivo che diciamo i video sono un po' rallentati, oltre al fatto, come vi dicevo, che veramente le video lezioni in quest'ultimo periodo sono state un po' a tappeto, le avevano tutti, le ha avute anche Giada, ha avuto l'incontro con le maestre delle elementari, quindi diciamo che il tempo per girare il video, è vero, avrei potuto farvi dei vlog, ma comunque sono molto molto noiosi, nel senso che le cose che facciamo sono sempre le stesse, quindi compiti, pulizie, niente di... Devo anche mettervi il video che ho fatto, che c'è io e mia sorella e mio nipote, siamo andati a fare una passeggiata a Strevi, stavo salutando mia cugina, una passeggiata a Strevi, e quindi volevo farvi vedere il video, nel senso, anche i bambini, così, per fare un video un po' diverso. Prego, signora. I miei capelli sono veramente stra mega lunghi, non ero mai accorta perché e quindi niente, quindi a breve vedrete sicuramente questi video qui, adesso devo solamente montarli, ci sono anche delle ricette che quella povera ragazza di mia sorella ha girato a momenti un mese fa e devo ancora montare. Quindi devo organizzarmi in questi giorni, cercare di montare più video possibili in modo da... Fattono di nuovo indietro, che sono impazzita. No, non sono impazzita. Cosa pensi di fare? Dove pensi di andare? Hai le idee confuse, ragazzo mio. E quindi niente, quindi cercherò di montare più possibile i video in modo che riesco a pubblicarveli e a farvi vedere queste cose che abbiamo già pronte. E poi invece per quanto riguarda i vlog, presto ne girerò uno, così almeno state un po' con noi, vedete un po' quello che facciamo. Ci hanno già ieri ho avuto una conferenza con la preside e i professori di Manuel per quanto riguarda l'esame di terza media, e inizierà il 17 di giugno, e niente, sono emozionata e spaventata nello stesso tempo io per lui, ma sono sicura che ce la farò. Adesso sono arrivata in parafarmacia per ritirare le cose di Gabriele, noi ci vediamo dopo quando siamo alle urne.
finito la nostra spesa. Come avete visto dalla clip precedente, l'abbiamo caricata tutta in macchina, sono più o meno le 19:30 se non sbaglio, e adesso andiamo a buttare un secondo il vetro che ne abbiamo poco poco, sì, l'ho messo lì, non mi ricordo dove l'avevo messo, e poi andiamo a casa, così scarichiamo, facciamo il video spesa, mettiamo a posto, e poi c'è uno che mi supera perché è un pirla. Ma poi fai come fai sempre, che prima fai vedere la roba che metti. No, se mi aiutate a mettere a posto riusciamo a far vedere tutto. Sì, tanto non è tanto. Era prima perché era tanto. Vabbè, vi lascio con Giorgia, io vado a buttare il vetro. Tanto il vetro è qui dalla mia parte. Bip bip bip. Qualcosa però. Io parlo con la faccia. Come se mi si chiedeva un peso in mezzo, mi ci chiedeva. Allora, come va la vita? Bene, direi. Tra un po' la scuola è finita, tra un po' la scuola è finita e io ho fame. Non trovavo più il mio libro d'inglese, poi era in macchina. Bella. Ma lo sapete che, visto che sono un po' stupida e non sono entrata in alcune video lezioni, mi hanno disinstallato TikTok, mamma e papà. E quindi io sono molto triste. Però forse è proprio. Dai, stavo parlando con i miei amici. E basta. Non ci lascia neanche parlare in pace. E nulla. Come vedete non ce l'ho, guardate, non ce l'ho. Sono illuminata come la Madonna. Ok. Gli ho parlato di una cosa. Sì. Ok, questo l'abbiamo fatto. Così ci sono levati il vetro dalla macchina. Cerco di raccimolarlo e poi di buttarlo quando usciamo, perché la campana non è tanto distante da dove abitiamo, però andarci a piedi con tutti i bambini è lunga. Allora quando esco così per andare a fare la spesa, che santa pazienza qui che non si vede un corno. Sai di cosa gli ho parlato? No. Tanto poi lo vedi nell'editing, quindi. No. Adesso metto un LED azzurro. E niente, quindi. Guarda, un LED azzurro. Bravissimo. E quindi poi. Non mi ricordo. E quindi poi lo andiamo a buttare quando appunto esco per fare la spesa. Oggi mi sono anche truccata, non so se si vede. Magari sono un po' lontana, quindi magari anche non... io mi sono truccata. Ma adesso si vede gli occhi azzurri. Io? Quando non ti illumina la Madonna così la luce. Perché io sono truccata da me. Cos'è che sei tu? Speciale. Avevo capito, brava. Diligente. Studiosa. Sono studiosa, se ne ho voglia. Ah, sei studiosa, se ne hai voglia. Ma non si può studiare solo quando se ne ha voglia. Soprattutto se vuoi diventare una professoressa. Ma non lo voglio. E cosa vuoi fare? Cazzetta. Ah, certo. Puoi diventare anche tu una psicologa come tuo fratello. Sì, fai... noi volevo diventare una... Tutti psicologi. Ti immagini. Manuel... L'idea è questa, quindi l'iscrizione alla scuola l'abbiamo fatta. Senza e male. Vediamo come andrà. Vi ho detto loro che io sono stupida e non sono entrata nella mia lezione e che quindi voi avete disinstallato TikTok. Poi però ho anche detto, però speriamo che se faccio la prova queste settimane loro me lo fanno disinstallare. Ma
però non devo pensare a Manuel, quindi ho già un pensiero in me. Però ci siete tu, Gabriele, Sabrina e Gianna. Però vabbè, i compiti estivi sono più... Ma anche poi i compiti estivi, cioè se fai una cosa di una materia ogni giorno... Non è che... Diciamo che te li gestisci un po' meglio, invece durante la scuola purtroppo ci sono delle scadenze. Cioè, se una cosa tipo adesso, che per cercare di recuperare un po' le cose, praticamente deve fare un PowerPoint entro giovedì. Quindi, cioè, non è che per giovedì deve essere pronto e glielo devi mandare. Ma, cioè, io devo mandare, però devo anche parlare. Perché forse, cioè, io per sicurezza lo studio. Beh, tanto mentre lo fai già lo stai studiando, perché per farlo non è che puoi scrivere con gli occhi chiusi. Quindi un minimo lo studi. Ciao Italia. La cintura, Giorgia. Guarda, adesso tu sei illuminata. Oh mio Dio, non mi si vede più. Quindi questo è il mio video. Ciao a tutti, ho rubato il canale auto. Vedete, lei non c'è qui. Oh no, cavolo. E c'è un sole scintillante. Meno male. No, è meglio la pioggia. Quando andiamo a fare la spesa è meglio se c'è il sole. Cioè in realtà no, perché poi non va il telefono, quindi è meglio il sole. Non tu vuoi fare. Comunque ormai mancano 10 giorni alla fine della scuola. Anzi, in realtà meno. Ne mancano 7. Perché il 1 e il 2 niente scuola. Ne mancano 7. No, 5, ho sbagliato, 5. Ripartiamo dal 3, quindi poi a parte Manuel che deve ancora andare l'esame, per loro la scuola è così. Ma se mamma l'ha fatto la tesina e l'ha fatta così bene, io posso riuscire a fare un bel po'. Su quante persone devo fare? 4 argomenti. 4, Carlo quinto o Carlo non mi ricordo, meno male che l'ha scritto. Adesso sentiamo illuminata. Vedete, noi siamo in paradiso, vedete, abbiamo la luce. Questo top non lo sopporto più, ma guarda, mi scendono sempre le spalle. Invece almeno c'è un botto sta canottiera. Un botto. Comunque questa fascia mi aiuta tantissimo col mal di schiena, Perché tenendo la schiena dritta non ho mal di schiena. E tenendo tutto qua in dentro, però quando sono seduta mi dà un po' di difficoltà a respirare. Però vabbè, mi ha aiutato molto. Presto ci sarà anche il video quando vi farò vedere, quando vi parlerò di Empowered Woman, vi farò vedere anche il risultato che ho ottenuto finora, e questa fascia ha aiutato questo risultato. Quindi è vero che strizza un po' e faccio fatica un po' a respirare, ma il risultato c'è. Ma lo sapete? Anche noi iniziamo a fare workout. Io, Manuel, Sabrina e Gabriele iniziamo a fare workout. Io devo comprare i pesi nuovi, perché quelli da 2 kg ormai sono leggeri praticamente. Devo prendere quelli da 3 o da 4. Adesso vedo un po' quello che trovo. Poi però noi pesi dobbiamo dividere. Tanto non lo farete tutti contemporaneamente, no? Ti immagino. Metti il time lapse, fai un vlog e intanto ci siamo tutti facendo un workout. Non abbiamo lo spazio materiale per fare tutti quanti i workout. Sembro bianca cadavere. Perché? Ho le labbra bianche. Perché? Non vedo l'ora di farmi nera con i riflessi blu. Le azzurri, ma siamo venuti verdi. Comunque siamo tornati a casa, bella, evviva,
Sì, ma adesso c'è da scaricare e mettere a posto tutta la spesa. E farlo su. Questo lo lascio. Ah, lo lascio. Oh, sì, 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 sì. Ah, oh, sì, 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 sì. Grazie, lo metti all'Italia. All'Italia. Sì, è tutta Italia. Perché ci guardano tutte queste persone. Bella raga. Siamo al... Ciao, al momento ammazzo il mio gatto. Siamo arrivati. Dai, fai beat beat. Dai mamma, fai beat beat. Allora, siamo arrivati a casa, abbiamo fatto anche quattro chiacchiere con i vicini. Allora, per prima cosa vi faccio vedere, ho preso, mi sembra, 6 confezioni di cuori di iceberg, che adesso passo alle mie fedelissime aiutanti, così li mettono via. Poi, come vedete qui, ci sono le vongole. Non mi ricordo se ne ho prese 3 o 4 di queste qui sgusciate. Poi ho preso i gamberi, questi qui indo-pacifici, sgusciati, scottati, surgelati, e sono 350 grammi la confezione, ne ho prese 2, freezer. Poi ho preso le cozze cilene, sempre freezer, ne ho prese 3, perché questa settimana il menù prevede pesce la sera. Poi ho preso le uova, c'erano ancora in offerta queste qui grandi del risparmio, 12 uova, 1,69 €, quindi ne ho prese 6 confezioni. Poi dei sacchetti per il pattume, quello secco, ho preso questi qui trasparenti, 2 pacchetti, non so se riesco a metterli dentro. Poi ho preso questi 4 di misto di mare per risotto, prego signorine, sempre nel freezer. Poi 4 confezioni, ma qui ce ne sono solo 2, di hamburger, questi qui di suino, quattro per confezione, 2,69 €, perché Giorgia ha detto che ha voglia di McDonald's, quindi cercherò di accontentarla, e quando cercherò di accontentarla sicuramente sarete insieme a noi in un video, vi farò vedere come. Poi ho preso i filetti di sgombra naturale, 2, uno per me e uno per Maurizio, e invece questi qua all'olio vegetale per i bambini. Questi qui, poi ho preso un altro cubetto di lievito da mezzo chilo, perché per questa settimana, come vedrete, non ho preso pane, perché ho intenzione di farlo io per noi, perciò mi serviva altro lievito, lo metti in frigo. Poi ho preso delle spugne, va bene, manca qualche duna comunque. Perché in tutto sono 8, ho preso delle spugne per noi, per cambiare quelle che già abbiamo. Io ho detto educato. Poi, guarda che sto facendo. Poi ho preso questo olio di oliva nel frantoio La Rocca, che è la marca dell'olio che prendo sempre. Però ho preso questo bottiglione da 5 litri, che era in offerta 13 euro e qualche cosa. Di solito mi sembra che sta a 16 o... giù di lì comunque, e allora siccome noi comunque lo usiamo l'olio d'oliva, ne ho preso questo bottiglione grande da travasare piano piano nella bottiglia piccola da un litro. Poi abbiamo preso 6 di passata di pomodoro, il sale per la lavastoviglie, questo qui della Dexal, e poi una decina di fruttini, 12 penso ne ha scelti Giorgia, un po' a tutti i gusti per Pia. Allora, come verdura ho preso le melanzane, perché vorrei fare le pizzette di melanzane. Poi come carne ho preso gli hamburger, questi qui di tacchino. Devi tenerli così poi la mamma li fa vedere, che devo tenere l'altro pacco. Grazie mamma per tutti i pomodori.
Poi, le coscette di pollo ne ho prese due perché sono confezioni da 6, noi siamo 7, 8 perché comunque le mangio anche Pia e quindi ne ho prese due confezioni. Adesso poi vedremo se dividerle oppure lasciarle lì. Di pollo invece a fette ne ho presi 3 perché mi piacerebbe fare, cioè l'altro giorno ho fatto, che vorrei anche farveli vedere, sì, le crocchette di pollo, però appunto fitte, un po' più light, e che ho scoperto grazie a Bibi perché le ha fatte lei la prima volta. E quindi ai bambini sono piaciute, però avevo usato solo due confezioni di pollo ed erano venute giuste. Quindi questa volta ne ho prese 3, così almeno ne vengono di più e sono contenta. No, aspetta. E poi ho preso 4 confezioni di carne tritata perché volevo fare di nuovo le piadine per buttarci dentro questa roba buonissima, oppure se non riesco a fare le piadine faremo qualcos'altro. Comunque ho preso della carne tritata misto bovino suino. Poi ho preso 2 sciroppi, uno al limone e l'orzata, mi piace un sacco a me l'orzata, veramente tantissimo, perché è quello che hanno usato per il ragù. Poi un'altra confezione di seppioline perché ne ho già una e mi piacerebbe trovare una ricetta, se riesco a scongelarle per tempo, che mi ricordo, per farle ripiene. Adesso vediamo un po' il da farsi. Basta. Poi i peperoni ne abbiamo presi sia verdi che rossi. Poi 3 o 4, non mi ricordo quanti sacchi di pomodori. Sì, 4. 4 sacchi di pomodori, più o meno tutti grossi così. Perché Sabrina ne va matta, poi perché adesso che fa caldo è la verdura che ci piace di più. Quindi mangiamo i pomodori. Poi un sale grosso perché l'abbiamo finito, ce n'è solamente più fino. Come verdura ho preso 4 confezioni di fagiolini sono. Poi le carotine già tagliate a julienne. Ci vado matto di cetrioli. Qui ci sono i cetrioli. Sì. Poi ho preso 2 confezioni di ceci perché vogliamo fare l'hummus alla barbabietola, per quello che dicevo prima, la piadina. Poi 2 pacchi di pasta, abbiamo scelto i celentani, che sono un mix, diciamo, tra i fusilli che piacciono tanto a Giorgia, poi io adoro i celentani, quindi questa volta abbiamo preso i celentani che rifacciamo stasera con il ragù, perché è il nostro, diciamo, pasto libero. Poi qui c'è 7 confezioni di tonno al naturale, proprio perché questa settimana il menù prevede anche il pesce. Poi il correttore perché l'avevamo finito. Allora, adesso con calma perché io non sono molto esperta di trucchi. La marca è Fior di Magnolia e il numero è 02, nudo, e è quello appunto dell'Eurospin. Vediamo poi se funziona bene. Poi ho preso il latte per Pia, questo qui dal 12° mese. Poi le bietoline porzionate, ne ho presi 3 pacchi perché magari per fare una frittatina di spinaci, per cambiare un po', adesso poi vediamo, se per caso non ci vanno le uova a colazione le mangiamo a pranzo, possiamo metterci dentro gli spinaci. Poi un pacco di cracker integrali, un altro pacco di sacchetti sempre per il secco, da 40 litri, da 40 litri, sì, vabbè, 20 pezzi con i lacci. E poi ho preso un pacco di questi qui per l'umido perché abbiamo quasi finiti. Per finire vi faccio vedere proprio le ultime cose: le albicocche ne abbiamo prese 2 confezioni, gli zucchini ne ho presi un sacchetto così, un sacchetto di mele
E poi i lamponi e i mirtilli che erano in offerta. E ho preso, se, abbiamo preso 6 casse di acqua naturale, sempre la stessa, quella lì dell'Eurospin. Abbiamo finito, vi abbiamo fatto vedere tutto quanto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i nostri prossimi video. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!